La Minermix, storica azienda fasanese, prima di Natale ha spento i suoi forni, lasciando a casa circa 70 dipendenti, la maggior parte dei quali fasanesi. Ieri, lunedì 23 gennaio, il primo cittadino ha incontrato i lavoratori e i rappresentanti sindacali a Palazzo di Città per una riunione operativa di preparazione alla task force che si terrà oggi in regione. Una settimana fa il sindaco Zaccaria aveva partecipato a una riunione a Galatina, dove la Minermix ha una seconda sede, anch'essa chiusa. Questa sera in conferenza stampa abbiamo un po' fatto il punto della situazione sullo stato dell'arte della crisi aziendale Minermix. Domani è stato convocato il primo tavolo della task force regionale per gestire appunto le crisi aziendali. Abbiamo voluto incontrare i lavoratori e ovviamente informare anche la stampa, perché quando c'è una crisi aziendale è importantissimo che le istituzioni siano al fianco dei lavoratori, al fianco dei sindacati e con anche Confindustria. Cercheremo di analizzare nel dettaglio questa crisi aziendale per poter ovviamente dare una prospettiva ai lavoratori che hanno ricevuto già le lettere di licenziamento. E questo è il primo passo di un percorso che sarà lungo, ma che ci vedrà impegnati al fianco, appunto, come ho detto, dei lavoratori, dei sindacati e anche di Confindustria, perché il futuro dei lavoratori non può essere gestito in maniera superficiale, ma invece va seguito con attenzione, e questo farà l'amministrazione comunale. Quali possibili soluzioni di questa scottante vicenda? Le soluzioni che potrebbero delinearsi nella giornata di domani, che diciamo domani sarebbe il battesimo del fuoco, insomma, è il primo incontro, non presumo che non si conclude domani. Anche perché la task force vorrà capire, entrare nel merito anche nella parte documentale, bilancio e quant'altro dell'azienda, prima di assumere eventuale decisione di circostanza. E per cui penso che domani sia interlocutoria, una fase interlocutoria tra noi, l'azienda, noi sindacati dell'azienda e anche parti istituzionali. Da quello che ho capito, anche i sindaci probabilmente saranno presenti domani. Quindi. Ecco, informalmente questa cosa diventa un passaggio ancora, diciamo, no. Però noi miriamo a quello che appunto avevo appena finito di dire, a due fasi: una a carico dell'azienda, che riguarda lavoratori e lavoratrici in procinto, sono lì alle porte della pensione, un aiuto, no? Un accompagnamento alla pensione, e l'altra, la parte più giovane, lì in quel caso la task force dovrebbe farsi carico di queste problematiche. Tecnicamente ci sono i corsi di riqualificazione e quant'altro, ma è una cosa che vedremo in corso di opera. Oggi qui a Fasano una conferenza stampa prima dell'incontro domani in regione. Qual è la situazione? La situazione è che ci troviamo in una fase in cui l'azienda Minermix, importante, che fino a 2-3 mesi fa lavorava a regime, tutto un tratto dichiara nelle sue sedi di Galatina e Fasano di chiudere entrambe le sedi, mandando sul lastrico quasi una settantina di famiglie. È una situazione inaccettabile per le organizzazioni sindacali, che ogni volta che ci sono i licenziamenti come minaccia da parte di qualche azienda, e cerchiamo di evitarli per seguire il percorso degli ammortizzatori sociali, che spettano di diritto ai lavoratori e che sono strumenti che la legge ci dà. Per questo domani ci sarà la task force regionale a Bari, sulla quale noi dovremmo vedere se ci sono appunto soluzioni del genere, alternative a licenziamenti, che possono dare più dignità e una boccata di ossigeno ai lavoratori, fermo restando che la volontà inderogabile dell'azienda di voler chiudere, di voler licenziare, è una decisione che va stigmatizzata, perché l'azienda ha una responsabilità morale nei confronti di questi lavoratori che per anni hanno fatto la fortuna dell'azienda e che vengono invece buttati così, senza tanti ripensamenti, in mezzo a una strada. Per cui ci aspettiamo che anche le istituzioni che domani saranno al tavolo diano una tirata di orecchie all'azienda per riportarla alle proprie responsabilità, perché non è una situazione di crisi,
perché è un'azienda che non è in crisi, ma deriva la volontà di questi licenziamenti da una decisione del tutto soggettiva, e quindi noi a maggior ragione non riusciamo ad accettarlo.